Proseguiamo adesso con il nostro percorso diventa DJ con un altro tasto, o meglio funzionalità, presente sia nei lettori che nei controller e software per DJ. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo parlato nello scorso video del Q, che è uno degli elementi più importanti di cui si presta forse fin troppo poca attenzione per il lavoro di un DJ. Direttamente collegato ad esso c'è la funzionalità Auto Cue, che è presente di default sia nei lettori che nei software. È opportuno saperla utilizzare, o meglio gestire, anche se la diamo piuttosto per scontato, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti che possono far comodo. La funzionalità AutoCue serve per trovare automaticamente il primo punto di cue disponibile in ogni traccia, che di solito corrisponde con l'inizio. Serve quindi per togliere tutti gli eventuali secondi di silenzio prima di un file. La prima funzionalità, piuttosto ovvia, è quella di appunto evitare di dover trovare manualmente il punto di cue. Attenzione perché non è così preciso come sembra, certe volte si mangia qualche millisecondo. Per carità, non è mai morto nessuno per questo, però per chi ne fa un utilizzo di un certo tipo può essere piuttosto fastidioso. Se si dà per scontato che il punto vada bene e poi bisogna andare a riprenderlo manualmente, può essere fastidioso. È vero che si tratta di cose piuttosto impercettibili, però per chi ne fa un uso continuativo e ha bisogno di essere più preciso possibile, può essere un problema da evitare. Nel 99% dei casi il punto trovato dall'autocue va piuttosto bene, però a volte c'è qualche scalino che si può togliere. Una delle funzionalità principali del tasto autocue è quella che alla fine della traccia si stoppa la riproduzione e si va a fermare sul primo punto della traccia successiva. Questo può essere piuttosto utile quando si deve fare una regia oppure si deve mettere delle basi, perché si vuole evitare che la riproduzione vada alla traccia successiva che magari deve essere inserita in un secondo momento. Ecco quella forse che è la funzionalità principale dell'AutoCue, ovvero quello che nei vecchi lettori era inserito come single, il fatto quindi di riprodurre una traccia soltanto. In questo modo si ha il controllo e si evita di far sentire quello che non si vuole far sentire. Alle volte quando vai lungo su un mixaggio, anche se il volume è quasi abbassato del tutto, capita che ti finisca sulla traccia successiva, che magari entra in modo completamente a caso. Quindi l'autocue evita questo tipo di problema. Di solito è una Monerik am funzionalità Dreiben, am Liche, es preimpostata beinahe su tot zu tutti i eins, lettori e dann stoppt die controller. Arbeit. Per Jetzt kommt toglierla è unter hier so sufficiente in tenere Schirm premuto il A.Q. tasto staat. corrispondente Now seht ihr, e dass quindi mit si va Track in Stop, dass die modalità wieder naar het senza volgende punti Liche, di cue. 40 degrees gaat, Di maar dass sie conseguenza nicht gaat inserisce afspelen. Maar invece stel il nou dat ik lettore nu o mijn seleziona Time la Mode traccia sulla en chiavetta e AutoCue questa knop, wat appare hier zo zit, quindi. ingedrukt Anche in hou, questo dan zie je dat caso, die se non A.Q. si daar zo vuole weggaat. riproduzioni indesiderate, conviene utilizzare il tasto AutoCue. Io personalmente non lo utilizzo molto spesso, tranne nei casi in cui appunto devo suonare una traccia per volta, perché durante la serata preferisco essere in grado di controllare la riproduzione e che comunque quando seleziono una traccia questa parta, perché l'AutoCue ha un piccolissimo altro difetto, quello che se selezioni il punto di cue e poi torni indietro sulla traccia ti riprende il punto iniziale e allora in questo caso devi ritrovare il punto manualmente da capo. In sostanza, se devi tagliare delle parti, un po' di intro oppure non so, vuoi tagliare alcune battute all'inizio della traccia, devi andare manualmente e poi ovviamente selezioni il punto di cue e te lo salva. Però in questo caso non puoi tornare indietro, devi tenere premuto, farla sentire e ripigiare il tasto cue. Per carità, anche in questo caso non è niente di trascendentale, si tratta semplicemente di abitudine. Io che sono abituato a far tornare la traccia all'inizio, con l'autocue mi trovo a cancellare in questo modo il punto che ho selezionato. Come dire,
Niente di grave. L'importante è capirne bene le funzionalità, farci l'abitudine e scegliere con consapevolezza se utilizzare l'autocue o meno. Fammi sapere te da che parte stai, cosa ne pensi nei commenti, se ci sono altri argomenti che ti interessano approfondire e nel frattempo continua a seguirmi qui su Essere Ricerca.